Sono Maria, abito in questa zona dal, diciamo, 53. Mi allargo qui, ho vissuto in questa propria zona quando mi sono sposata dal 71 al 78, per poi dopo spostarmi in via Inganni 67, ma ho sempre appunto avuto delle conoscenze da queste parti, quindi mi hanno invitato per poter venire a seguire questo evento. Sono Miranda Aurelio, abito nel municipio 7 in via Alessio Olivieri, quindi a un passo dal quartiere Sembon, che è uno dei punti che dovrebbe essere poi riqualificato secondo il piano di riqualifica del quartiere. Sono Elisabetta, abito in via Sembonna 6, sono il rappresentante del condominio, dell'autogestione. Sono Simone, sono un appassionato di architettura e urbanistica, in particolare ovviamente di quella di Milano. Lavoro qua in zona da circa 10 anni e sapendo di questo evento qui che ho visto sui social, ho pensato di venire qua perché poteva interessarmi per conoscere un po' le ristrutturazioni che vorranno fare qua nei quartieri. Nel piano quartieri mi piace il discorso della ristrutturazione che è importantissima per la riqualificazione delle nostre case e spero che il Comune possa prendere in considerazione anche altri quartieri, ad esempio la zona 6. Il progetto di riqualifica dei quartieri di Milano è secondo me un'ottima idea, il progetto di riqualifica proprio del quartiere Sembon. La cifra è una cifra abbastanza importante, 5 milioni e passa, quindi dovrebbe coprire tutti i problemi di quel tipo di quartiere. Del progetto qua, Piano Quartieri di Milano, siamo contenti di conoscere anche chi si interessa di noi, e anche perché non ci sentiamo abbandonati e quello che stanno facendo adesso speriamo che venga un bel lavoro, che non ci abbandonino. Del progetto Piano Quartieri di Milano, del Comune di Milano, trovo interessante questi incontri per il fatto che i progettisti e gli abitanti dei quartieri si possono incontrare e quindi magari le idee degli architetti, dei progettisti che hanno fatto per riqualificare la zona si possono confrontarsi con le necessità degli abitanti, perché magari gli architetti pensano a una cosa che però non soddisfa, diciamo, completamente le necessità di chi ci abita. In questo caso qua un modo di confronto e insieme possono realizzare meglio queste ristrutturazioni, riqualificazioni. L'appuntamento di questa sera e l'evento in modo particolare l'ho trovato molto fatto bene e spiegato bene dagli operatori che ci hanno ascoltato. Dell'appuntamento stasera ovviamente è interessante conoscere quanti fondi verranno stanziati per ogni progetto, che tipo di manutenzioni e di ristrutturazioni verranno effettuate nei vari punti decisi poi dal comune. Molto interessante anche l'intervento dei professionisti o dei tecnici del comune. Mi avrebbe fatto piacere la presenza anche magari di una figura politica, quale un assessore del comune proprio, l'assessore delle case, che sia adesso Maiorino, Maran, indifferentemente. L'appuntamento di stasera per me è sembrato molto interessante perché abbiamo potuto parlare sia con i gestori delle nostre case e abbiamo potuto capire quando cominciano i lavori e noi siamo tanto contenti. Abbiamo potuto parlare con qualche architetto per sapere come cominciano i lavori, cosa ci fanno e poi c'è tanta bella gente e così ci riuniamo anche un po' tutti quelli del quartiere. L'incontro di stasera l'ho trovato interessante, più che altro perché ho potuto vedere i progetti e i rendering dei palazzi che andranno a ristrutturare. Poi, vabbè, ovviamente poi a me piacciono molto le planimetrie, vedere queste cose qui, quindi qua c'è pane per i miei denti. Gli interventi proposti questa sera li ho trovati tutti molto interessanti e necessari. Quello di via Saint-Bon senz'altro necessita di maggior attenzione e per una riqualificazione,
che serve al quartiere, che serve al quartiere. Tra gli interventi previsti in un futuro prossimo illustrati questa sera, ovviamente quello che mi sta più a cuore e di mio maggior interesse è quello in Sembon, perché è limitrofo alla mia abitazione. Quindi aspetteremo poi man mano, nel 2020 primavera dovrebbe partire, e le migliorie proposte sono eccellenti, questo va detto. Di tutti i progetti presentati questa sera, il più interessante, che mi sta più a cuore, è quello di vedere le nostre case un po' più belle, perché sono 32 anni che abitiamo là, di interventi ce ne sono stati fatti pochi, però invece adesso quando cominciano, così almeno abbiamo un bel quartiere anche, perché è proprio bello come quartiere, aveva solo bisogno di una manutenzione. I progetti presentati stasera, quello che secondo me è più importante è quello del quartiere Sembon, che è composto da 12 edifici per 304 unità abitative, questo qui, e perché è quello appunto più grande e che quindi richiederà un intervento di riqualificazione maggiore rispetto agli altri. Per migliorare i quartieri, e il quartiere in modo particolare che è bello grosso, mi sembra che questi tipi di intervento dovrebbero essere fatti molto più di frequente, perché per avvicinarsi sempre di più al cittadino che a volte si sente un po' lasciato da parte. Un consiglio che francamente mi sento di dare, inerente proprio al quartiere di Sembon, è che il progetto di ristrutturazione partirà nel 2020, durerà 18 mesi e la somma stanziata è di 5 milioni e dispari euro. È tutto perfetto. L'unico problema che magari io riesco a notare è che in uno dei punti della ristrutturazione c'è l'impiantistica, quindi l'impianto elettrico, ma soprattutto l'impianto antincendio, che al momento è inesistente. Poco tempo fa c'è stato un incendio. Se magari si potesse fare un intervento imminente sull'antincendio e poi magari proseguire nella primavera del 2020 con tutto il resto che c'è da fare, così evitiamo cose un po' brutte. Un ulteriore consiglio, un ulteriore suggerimento potrei dare, di avere un po' più cura delle loro case, perché in fondo le case sono del comune, dovrebbero venire un po' più spesso a controllare e essere noi anche un po' più civili.